ricordiamo Nicola Pagliara, che è un grande docente del nostro Ateneo, un grande architetto, che ha anche lasciato una traccia fisica del nostro rettorato con la ristrutturazione che fu da lui curata durante il periodo del rettorato di Tessitura. Sicuramente una grande personalità con cui noi oggi, ne parliamo, con tanti allievi, tanti suoi colleghi e collaboratori. Sicuramente parlare di Pagliara significa parlare di un pezzo importante della nostra architettura e soprattutto significa dare un segnale nella nostra comunità, si ricordano i grandi maestri che sono un pezzo che noi dobbiamo conservare, dobbiamo valorizzare e dobbiamo tramandare ai tanti allievi della Federico II. Con il quale volevo che le esperienze e le emozioni si potessero trasformare in forma. Ho capito che cosa nella progettazione esulava dall'ambito tecnico, senza escludere però l'utile e indispensabile. Mi sarei perciò dovuto rivolgere a valori in cui la somma dei ricordi e delle esperienze potevano fornire materia per farmi costruire immagini. Dopo tanto tempo ora so che ogni segno tracciato sulla carta non è fine a se stesso, ma è frutto di una lunga storia alle nostre spalle. Ogni linea appartiene alla natura umana, vissuta per l'uomo, legata ad infinite altre storie simili ma mai uguali. Sì, oggi abbiamo una giornata di studio in ricordo di Nicola Pagliara, un maestro, come sempre avviene quando si ricorda un maestro a distanza di tempo, oggi non prevale il ricordo lacrimevole, ma prevale invece la visione positiva di chi vuole riproporre la testimonianza di un maestro alle giovani generazioni, e deve essere un momento di stimolo, un momento anche di orgoglio, perché evidentemente maestri come questi sono punti di riferimento ed elementi anche di grande gratificazione. Nicola Pagliara è stato un riferimento internazionale, lo è stato come docente, lo è stato come architetto praticante, una sintesi molto importante di quelle che oggi è un po' difficile riproporre, è il tema del giorno, quello di riuscire a riproporre modelli di vita accademica, di vita dedicata alla trasmissione del sapere, e farlo però in maniera equilibrata anche con la pratica professionale. L'Ateneo, il rettore Federico II, il professore Gaetano Manfredi, il presidente della Scuola Politecnica, il professore Piero Salatino, hanno molto sostenuto questa giornata, che ha una doppia, due fasi praticamente. La prima è questa, in cui abbiamo portato testimonianze e ricordi. La seconda sarà presso la sede del Dipartimento di Architettura in via Forno Vecchio, con la dedica a Nicola Pagliara di una delle aule di laboratorio di progettazione architettonica, che è la materia che lui ha insegnato e che ha continuato a coltivare nei continui contatti che ha avuto con il nostro Dipartimento, il Dipartimento di Architettura, per la sua grande passione per la materia e soprattutto per gli studenti, per la trasmissione del sapere e della cultura architettonica che è stata la passione della sua vita. Ho avuto l'opportunità di contribuire all'organizzazione di questa giornata. Ricordare il professore Nicola Pagliara non è soltanto ricordare un professore universitario che ha avuto dei ruoli fortissimi per la scuola che ha formato e per tantissimi allievi che ha formato. Ma Nicola Pagliara è stato uno dei più grandi architetti che abbiamo avuto a Napoli, sicuramente dagli anni 60-70 in poi, fino alle opere più recenti, riportate sulle maggiori riviste di architettura e anche dalla maggiore storiografia contemporanea. Far vivere ancora Nicola Pagliara è importante. La scelta del rettore Gaetano Manfredi di raccogliere tutto il suo archivio affinché possa diventare materiale di studio, fonte di ricerca per attenti studiosi, per giovani, per altri che possano andare ad analizzare questi e aprire dei filoni di ricerca, è un fatto molto importante. Pertanto, d'accordo con la famiglia Pagliara, questo archivio verrà catalogato e poi per ora tenuto nell'Università Federico II, in attesa che il grande centro culturale che andrà nel complesso di Donna Romita verrà aperto e quindi valorizzato assieme ad altri contributi e archivi di altri grandi maestri della Federico II di tutte le discipline.
riferirmi al rapporto col cinema e con lui attraverso la figura retorica della litote, non tanto quanto e cosa, cioè lui pensava del cinema, le sue preferenze, quali erano i suoi film del cuore, quali erano le sue memorie cinematografiche, che pure erano molto, molto vivide, molto precise, non erano mai scisse dal contesto.